Allora, oggi TV Radicale a Roma, in zona Caserosse, un quartiere che è situato molto vicino al tratto urbano della Roma L'Aquila, e siamo con Rocco Margapoti, che è coordinatore del comitato di quartiere Caserosse, e ci illustra una vicenda di ordinario inquinamento urbano, se così possiamo dire, ma qui ormai di ordinario abbiamo la straordinarietà. Rocco, spiegaci cosa succede e che cos'è questo impianto che tu hai alle spalle. Sì, questa è un'azienda che è presente qui in zona già dal 1956, quindi sono tanti gli anni che è qui, ma diciamo che Roma si è urbanizzata un po' alla volta, quindi allora c'erano 2500 abitanti intorno qui a Sette Camini, oggi si arriva a 20.000 più 100.000 di Ponte di Nona, più altri 10.000 Sette Ville di Guidonia, che stanno tutti nel circondario. In più c'è la Tiburtina Valley con i suoi 47.000 lavoratori, quindi diciamo che è esattamente nel centro abitato. Ora, questa è un'azienda che noi, io parlo di 35 anni fa, quando sono venuto ad abitare qui in questa zona, praticamente era conosciuta come la fabbrica dell'oro, perché produceva le vernici per le tazzine, era un'azienda diciamo galvanica. Successivamente, siccome è successo un incidente, diciamo che si è rotto un serbatoio di acido clorigico, è stata bloccata la zona, più c'è stato un incendio, qui parliamo intorno agli anni 2000, e noi abbiamo cominciato ad allarmarci e quindi abbiamo approfondito un po' le nostre conoscenze. Tra l'altro in zona risultavano una serie di mortalità per tumori che noi ritenevamo fosse più elevata. Ci siamo informati, l'azienda ci ha invitato, insomma, allora abbiamo scoperto che c'era questo inceneritore di rifiuti tossici e nocivi. In poche parole, questa azienda cosa fa? È un'azienda leader nel suo settore, perché produce catalizzatori, che sono sostanze chimiche che servono ad accelerare le reazioni chimiche, e sono a base di palladio, iridio, quindi di metalli preziosi, platino, e vengono utilizzati da 500 aziende sparse in tutto il mondo, ma sono aziende chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche, quindi aziende che utilizzano questi catalizzatori per produrre sostanze anche altamente tossiche. Se non che questi catalizzatori hanno un difetto, cioè si esauriscono col passare del tempo, allora vengono presi dalle melme che ci sono nelle vasche in cui hanno partecipato alla reazione, insieme ai reagenti, ai prodotti della reazione, a tutte le sostanze tossiche che ci possono essere, e vengono portati qui e bruciati, con lo scopo appunto di ricavarne dalle ceneri i metalli preziosi. Questo procedimento ovviamente è un procedimento che utilizza oggi un diciamo inceneritore a norma, perché ha tutte quante diciamo le caratteristiche anche un post combustore che praticamente i fumi vengono trattati a circa 1000-1200 gradi, quindi vengono neutralizzate tutte le sostanze tossiche. Quindi apparentemente tutto funziona bene, diciamo che loro dicono che non inquinano. Perché? Perché rispettano le norme di legge, c'è un controllo continuo del monitoraggio dei fumi, tutto nei limiti. Solo che noi le puzze, i cattivi odori li sentiamo. Li sentiamo purtroppo soprattutto di notte, e qui non abbiamo capito perché. Si dice che uno degli elementi che li provoca soprattutto è l'aria che ristagna quando non c'è vento, c'è il fenomeno della inversione termica, un po' la cappa che si forma sulle città, si forma pure qui. E quindi questi signori, chiaramente questa azienda brucia circa 4 tonnellate al giorno di rifiuti tossici e nocivi, che una parte sì diventano cenere, ma il resto va nell'aria. È vero che vengono lavati anche i fumi, quindi le acque di lavaggio vengono versate ovviamente dopo che sono state trattate anche nel laniere. Vengono versate nell'aniene che sta qui attaccato, ma è tutto in regola ovviamente, perché la normativa prevede, no, che entro certe concentrazioni loro le possono versare. Ma il problema grosso è che qui il Comune di Roma ha costruito, attaccate all'azienda, ora noi andremo a vederle,
delle abitazioni, 120 appartamenti che si trovano a 68 metri attaccati all'azienda, altri 215 appartamenti a 200 metri, quando è un asilo nido pure, attaccato perché ha circa 385 metri, quindi alla fine tutti questi abitanti, queste famiglie con bambini che abitano attaccati, subiscono un inquinamento, delle ricadute che, al di là dei controlli, no, che ci sono sul camino e che non superano i limiti, quando ristagna l'aria e queste sostanze sono sospese nell'aria, le ricadute sono nell'arco di 300-400 metri, quindi la gente se le respira. E chiaramente qui parliamo di nanoparticelle, perché il posto combustore, bruciando a quelle temperature, produce nanoparticelle anche di dimensioni inferiori ai 2,5, quelle proprio che provocano, si è dimostrato, dei tumori che sono responsabili di tante patologie. Quindi noi ci stiamo battendo perché questo inceneritore, almeno l'inceneritore, venga delocalizzato. Questi sono 120 appartamenti dove vivono 120 famiglie, che sono praticamente a 68 metri dall'azienda. Questo invece è un fabbricato che è stato bloccato proprio perché si presume che ci sia l'incompatibilità assoluta con un'azienda considerata insalubre di prima classe, questo è il comune, le ASL, senza considerare l'inceneritore, che chiaramente è un inceneritore di rifiuti tossici e nocivi. Quindi queste case, insieme a quelle che sono di fronte, altri 215 appartamenti, più un asilo nido che troviamo attaccato, sono tutti quanti a rischio perché sono nella zona di alta ricaduta degli inquinanti. E sì, vediamo che insomma l'aria non è che si ferma al recinto che vediamo qui adesso. Chiaro. Ora, qui da una indagine epidemiologica, i dati hanno dimostrato che dal 1986 al 2001 la mortalità per tumori in zona è stata del 30% superiore rispetto alla media di Roma. Ovviamente non si è potuto stabilire nessun nesso di causalità con l'azienda, però sta di fatto che questa mortalità era molto elevata. Poi è stata fatta una ulteriore indagine che ha esteso nel raggio di 3 km appunto l'indagine stessa, dove hanno compreso zone che sono sorte ora, dove ci sono abitanti ovviamente che sono venuti pochi anni fa, e hanno abbassato questi valori e hanno detto che tutto va bene, in poche parole. Quindi, come vedi, le cose non è che funzionino poi alla perfezione. Oggi noi ci troviamo di fronte a una autorizzazione integrata ambientale che è stata rilasciata 2 anni fa, ma per la quale il sindaco del comune di Roma, che è responsabile per legge della salute dei cittadini, ha espresso un parere essenzialmente negativo, perché ha detto che l'azienda doveva sperimentare una nuova tecnologia che abbiamo suggerito tra l'altro noi come comitati, che si chiama Aqua Critox, la quale ha la capacità di eliminare l'inceneritore, cioè viene sostituito l'inceneritore con questa tecnologia che avviene ad emissioni zero, perché le sostanze tossiche vengono inserite in un contesto chiuso ad alta temperatura, ad alta pressione, per cui tutte le sostanze organiche vengono neutralizzate e si trasformano in acqua, azoto, atmosferico e anidride carbonica, e si depositano poi i metalli preziosi come ossidi. L'autorizzazione integrata ambientale alla BASF è stata rilasciata nel dicembre del 2009 per un tempo limitato, praticamente per 2 anni. In questo periodo la BASF avrebbe dovuto fare, che ha fatto, la sperimentazione di una nuova tecnologia che dicevamo prima. Questa nuova tecnologia non è risultata idonea, ma il comune, nello stesso parere, aveva richiesto che, se questa tecnologia non fosse andata a buon fine, la BASF si sarebbe dovuta sedere intorno a un tavolo e pensare alla delocalizzazione. Ovviamente noi riteniamo che la BASF non si siederà. Scusa se Rocco, se ti interrompo, mi sembra che in tutta questa cronologia di eventi c'è stato anche un cambio di ditta, un passaggio. Prima era sì,
Nel 2006 praticamente la Engelad, si chiamava prima l'azienda, ecco, aveva stipulato col comune di Roma aveva fatto un protocollo d'intesa, che come tutti i protocolli d'intesa non sono vincolanti, in cui il comune di Roma riconosceva all'Engelad allora una cubatura di circa 50.000 metri cubi lì nel territorio, nella zona in cui sta, che sono circa 5 ettari, quindi 50.000 metri quadri. E solo che successivamente la BASF, che ha rilevato la Engelard, ha ritenuto di non accettare questo protocollo d'intesa e quindi è andato tutto a finire così, cioè nel senso che loro restano lì e non succede nulla. Ora, con la scadenza che è a dicembre, dove chiaramente noi ci aspettavamo che questa nuova tecnologia in qualche modo andasse a buon fine, non è andata a buon fine, ma nello stesso tempo il Comune di Roma, sempre nello stesso parere, si era impegnato a fare dei controlli all'esterno dello stabilimento proprio per valutare i rischi della popolazione ricadute, quindi con dei deposimetri che stanno permanenti, tra l'altro, che servono appunto a vedere le sostanze no, presenti nell'aria, e questi controlli doveva fare, non li ha mai fatti. Quindi oggi noi ci troviamo in una situazione in cui vengono rinnovate le autorizzazioni, perché a dicembre le rinnoveranno. Ma tutte le autonomie locali o coloro che hanno voce in capitolo sono perfettamente allineate su... Allora, le autonomie locali, se parliamo per esempio dei consorzi legati al tema... Beh, io pensavo anche al comune, provincia, regione... La provincia è responsabile dell'autorizzazione integrata ambientale, infatti è quella che la rilascia. Il Comune di Roma è responsabile della salute dei cittadini e la legge prevede che debba esprimere un parere. Laddove il parere del sindaco fosse negativo, la provincia non può dare l'autorizzazione. Solo che il Comune di Roma il parere negativo apertamente non l'ha dato. L'ha dato condizionato alla sperimentazione di questa nuova tecnologia e si è fermato lì. E ora vediamo cosa succede, perché lui dovrebbe ora dare un nuovo parere. Non lo può dare positivo perché lo stesso regolamento comunale dice che le case devono stare a oltre 200 metri, qui stanno a 68 metri, quindi non può darlo chiaramente. E quindi vedremo cosa succederà, perché tra l'altro non è neanche facile ipotizzare che un parere negativo blocca l'azienda, perché a quel punto l'azienda ti fa un esposto al TAR del Lazio, chiede una sospensione del provvedimento eventuale di chiusura del sindaco della provincia, lo ottiene, e poi questi sono procedimenti che vanno per le lunghe, quindi non si risolve. È il solito problema della nostra giustizia, che è ingiusta e lunghissima prima che si pronuncia. Quindi noi ora dobbiamo ricevere tutte quante le carte, perché poi questa autorizzazione prevedeva che i controlli li facesse pure la BASF ogni 6 mesi, da quello che abbiamo capito non li ha fatti, li ha fatti solo di recente, non sappiamo ancora il risultato di questi controlli, però sappiamo di sicuro che quando nel mese di luglio ha fatto questi controlli noi non abbiamo sentito le puzze, per dire. Quindi questo sta a significare che evidentemente l'azienda, che sa di essere sotto controllo, no, non si spinge più di tanto. Sono delle combinazioni un po' strane. Sì, lo dobbiamo pensare questo, ma ovviamente non ci sono mai prove di niente, perché l'azienda dice: non è vero che noi provochiamo cattivi odori, anzi non esiste nessuno che lo dimostra, capito? Perché? Perché anche lì, se noi ci rivolgiamo ai vigili del fuoco, alla polizia, chiunque, tutti ci rispondono che non è di loro competenza, perché questa è un'azienda grossa, importante, che chiaramente non riescono a fare nulla. E quindi, conclusione, non c'è un solo verbale che dimostri che questa azienda produce se non altro i cattivi odori, perché se arrivano i cattivi odori stai sicuro che arrivano pure le sostanze tossiche nocive, perché quello è un inceneritore di rifiuti tossici nocivi, quindi non si può pensare altrimenti. Tutte queste case sono state costruite su normale licenza edilizia, quindi questi sono tutti in regola, è il comune che le ha rilasciate. Proprio in termini, si può dire che non le poteva costruire, perché già il regolamento comunale diceva che un'azienda insalubre di prima classe a 200 metri... È proprio quello che volevo arrivare, ma che sindacature risaliamo qui?
Ma questo tra l'altro è un progetto di riqualificazione di Caserosse, perché se poi andiamo nel merito, era stato fatto per riqualificare il quartiere di Caserosse, che è stato sanato con la legge 4785 e che non aveva il verde sufficiente, non aveva le strutture sufficienti, e in più chi costruiva qui in questa zona doveva dare una certa cifra da spendere nel quartiere. Tutto questo non è avvenuto, quindi anche quello è stato un piano di riqualificazione, per modo di dire, perché le famose opere urbanistiche che vengono, esatto, lasciate ai costruttori, che poi regolarmente costruiscono e spariscono. Benissimo. E quindi Caserosse non ha assolutamente usufruito di questo vantaggio, e però sta di fatto che anche la stessa azienda si è opposta alla costruzione delle case, però nonostante questo sono state fatte. Quindi la responsabilità del Comune di Roma qui è enorme, ed è questo il motivo per cui il Comune di Roma si deve adoperare per trovare la delocalizzazione. Tra l'altro abbiamo incontrato di recente la provincia e l'assessore Civita si è reso disponibile per trovare una sede dove delocalizzare la BASF, purché il Comune stabilisca un po' quello che vuol fare di quest'area, se la valorizza in qualche modo per concedere, no, come minimo i 50.000 metri cubi che aveva promesso in passato in quel protocollo d'intesa che poi, no, non è stato più rispettato. Però il Comune di Roma non si muove, nel senso che ha fatto questo parere, doveva fare questi controlli che non ha fatto, e noi non riusciamo ad avere neanche un interlocutore politico. C'è il direttore del quinto dipartimento, Tosca Zafava, che è una persona, è l'unica poi che conosce bene il problema, che si è adoperata per fare anche far fare questo protocollo, è intervenuto l'Istituto Superiore di Sanità di controllo all'esterno. Però per fare questi controlli va finanziato, e quindi mancano i finanziamenti, allora ci vuole la politica, e noi non sappiamo proprio come regolarci, perché la nostra salvaguardia sarebbe rappresentata proprio la sicurezza da questi controlli, perché vediamo che quando ci sono i controlli non sentiamo cattivi odori, cioè, quindi sta a significare che se l'azienda sa di essere controllata da un ente esterno e non sono autocontrolli, chiaramente starà più attenta, che dobbiamo dire, no? Cioè, noi riteniamo, certo, che ci sia un nesso tra il controllo. I controlli li devono fare non i controllati, dovrebbero farli appunto. E quindi quello che noi chiediamo è che vengano istituiti questi controlli permanenti, se non altro per stare tranquilli noi dell'aria che respiriamo, perché a quel punto noi non ci preoccuperemo, non chiederemo neanche di trasferire l'azienda se l'aria risulta pulita, perché questo è il concetto, no? Oh, ma poi comunque sia ci stanno anche delle emissioni, mi stavi accennando, liquide che vanno nella Niene, che sta qui vicino. Sì, praticamente sia le ceneri vengono trattate con dei processi metallurgici che richiedono chiaramente acqua, acidi forti, acidi deboli, ci sono basi, alcali, quindi tutte queste sostanze poi chiaramente producono dei liquidi che vengono riversate nella Niene, opportunamente trattati, perché la normativa dice come devono fare, vabbè. Però, e quella Niene dove va? Però la Niene va nel Tevere, in mare, e siamo lì, capito? Quindi questa è un'altra situazione. Ora, noi cosa chiediamo? Che il Comune di Roma da parte sua faccia i controlli, che inducano l'azienda in qualche modo a sedersi intorno a un tavolo per trattare di questa delocalizzazione, perché non è più compatibile con un territorio così urbanizzato, perché non è solo queste case che stanno intorno, ma c'è Ponte di Nona che sta a circa un chilometro di distanza da linea d'aria, Sette Camini che è urbanizzato perché si sono aggiunte tante nuove costruzioni, Sette Ville, ma dappertutto, perché Roma, poi ci sta anche il Tecnopolo, no? Dove lavora la persona grazie al quale ho avuto conoscenza di questa vicenda. Sì, sì. E che sono persone che lei lavorano tutti i giorni e che lavorano tutti i giorni e quindi che subiscono queste ricadute, perché, certo, le ricadute, sta sicuro che ci sono le ricadute delle sostanze inquinanti, perché vengono bruciate 4 tonnellate al giorno di rifiuti tossici nocivi, da parte sono cenere il 10%, una parte vengono lavati con i fumi e quindi si abbattono, ma il resto va tutto nell'aria, cioè niente si distrugge, tutto si trasforma, quindi senti Rocco, questo comitato che è attivo da molto tempo, avete fatto anche delle azioni dimostrative oltre che, diciamo,
di attacco alla burocrazia o di stimolo alla burocrazia? Allora, la gente è stanca perché noi abbiamo fatto manifestazioni già nel 2003, in quel periodo ci hanno appoggiato molto Giordano, Nichi Vendola, hanno presentato diverse, diverse interpellanze parlamentari, però poi è finito tutto lì. Voglio dire, purtroppo non basta una sola forza politica per smuovere questa situazione. Nel corso degli anni abbiamo avuto e fatto altre manifestazioni, ma la gente un po' alla volta, un po' è stufa, no? E sa di non poter fare niente, è rassegnata. E un po' anche ha timore, perché timore ce l'hanno tutti qui. Io non ma perché sono accadute perché. Qualcosa che potesse far pensare a ritorsioni? Ma diciamo che da una parte hanno timore che le case perdano di valore, e questo è un altro aspetto da non sottovalutare. Dall'altro l'azienda diffida. A me, io ho ricevuto due diffide, per dire, no? Io sono uno che parla tranquillamente, sa quello che dice e quindi non mi preoccupo, però c'è gente che ha timore. Quindi anche quando ora mandano le mail per i cattivi odori e le mandano alla provincia, all'ARPA, per conoscenza al Comitato dei Cittadini, chiaramente quello che emerge è che alcuni non si firmano, alcuni evitano di dire, no? Cioè, c'hanno paura, la gente ha paura, e l'italiano è fatto. Ma qui in questo quartiere ci sono anche dei lavoratori dipendenti, gente che lavora nella BASF? Sì. Ci sono anche questo è un altro elemento, perché loro ovviamente ci lavorano, anche se sappiamo che soprattutto negli ultimi tempi e negli ultimi anni la BASF non assume più a tempo indeterminato, quindi assume a tempo determinato, allora il lavoro è un po' così, in più ha licenziato, ha ridotto l'organico di circa 80 unità, che erano quelle di manufatturiero per esempio, non quelle dell'inceneritore. L'obiettivo principale è la delocalizzazione dell'azienda, perché è incompatibile, e questo è proprio è sicuro al 100%, e qui di questa delocalizzazione la responsabilità ce l'hanno il Comune di Roma e la provincia, si devono sedere intorno a un tavolo insieme alla BASF e decidere dove mandarla, perché qui non ci può stare più. Chiaramente nel frattempo, perché queste procedure poi sono lunghe, anche se si decide di delocalizzare, finché viene delocalizzata passeranno 2, 3, 4 anni, quindi non è una cosa semplice. Nel frattempo il comune, che è responsabile della salute dei cittadini, deve istituire dei controlli permanenti all'esterno dello stabilimento che valutino l'inquinamento ambientale, quindi se l'aria che viene respirata dai cittadini è un'aria sana o meno. E se non risulta sana, deve fare un'ordinanza di chiusura dell'inceneritore, punto. Quindi è qui che chiamiamo e sollecitiamo i politici, in particolare in questo caso il Comune di Roma e il Sindaco Alemanno, che si diano una regolata, cioè loro devono decidere, come devono decidere di non dare parere positivo. Ora, nel prossimo dicembre, quando verrà rinnovata questa autorizzazione integrata ambientale, e che non venga rinnovata più di un anno, perché altrimenti se viene rinnovata per 6 anni, come tra l'altro la legge prevede, la BASF ha richiesto facendo ricorso al TAR, tra l'altro, noi continuiamo a subire questa situazione che è intollerabile ed è a grosso rischio soprattutto per gli anziani e i bambini che abitano qui, oltre all'asilo nido, no? Che sembra che tutti lo ignorino, questo asilo nido. Questi bambini sono bambini che hanno un metabolismo accelerato, quindi laddove ci sono delle sostanze tossiche che vengono respirate, qui ci sono stati casi di tumore al cervello nei bambini, cioè in questa zona. Ora, come al solito, la causa-effetto non è facile da dimostrare, però un dubbio se lo devono far venire le autorità, quindi si devono dar da fare molto di più. Questa è la sintesi del discorso. E quindi con il nostro augurio di TV Radicale, che ovviamente faremo il possibile per diffondere questa cosa al Comitato, ma anche diciamo un augurio a che tutti gli abitanti in qualche modo siano più consapevoli e siano più attivi in questa battaglia, perché poi l'unione fa la forza per una battaglia di città e anche perché un diritto all'aria decente, perlomeno dove si vive, dovrebbe essere insomma quasi un diritto umano. Vi rinviamo quindi, grazie ancora a Rocco, lo rinviamo su tvradicale.it e un augurio ancora. Grazie a voi. Grazie.